Si è conclusa con successo la seconda edizione del premio giornalistico nazionale Enzo Aprea, assegnato per il 2023 al giornalista calabrese Pietro Bellantoni. Lunedì 18 dicembre al Liceo De Bottis di Torre del Greco si è tenuta la cerimonia di premiazione alla presenza del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Ed è bello e molto emozionante essere qui dopo un anno, innanzitutto stiamo ringraziando tutti. Tipo siti, deporti, insegnanti, tutti. L'importante è che questa iniziativa assume continuità. Il fatto che noi dopo un anno ci ritroviamo qui in questo istituto prestigioso. E l'altro dato anche importante, ci fa piacere chiudere l'anno di formazione, di aggiornamento, chiudere il 2023 qui a Torre del Greco. Poi accoppiare questo concorso, diciamo, premio Aprea, premio prestigioso, collega prestigioso, autorevole, importante, diciamo, ricordare ogni anno, e mi sembra che anche oggi la partecipazione sia molto nutrita e di qualità. Prestigioso ed autorevole il parterre di professionisti e tecnici dell'informazione e della comunicazione che hanno presieduto la manifestazione, quest'anno arricchita dalla partecipazione di quasi tutte le scuole del territorio, di ogni ordine e grado. Il vice direttore nazionale TGR RAI Antonello Perillo, il caporedattore del TGR RAI Calabria Riccardo Giacoia, la giornalista e poeta del TGR RAI Campania Luigia Sorrentino e la giornalista sportiva di Sky Anna Maria Di Luca. Location dell'evento, organizzato e promosso dall'Associazione Ex Alunni del Liceo De Bottis in collaborazione con l'emittente TV City, la sede dello storico istituto di Viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prossimo nel 2024 ai 95 anni di fondazione. Noi siamo orgogliosi stasera di avere qui anche illustri giornalisti come il dottor Antonello Perillo e quindi insomma vediamo che questo concorso è dedicato ad Enzo Aprea, sta diventando proprio un evento non solo del De Bottis ma di tutta la città. Vedo in questo concorso qualcosa che sia importante per i ragazzi non solo del De Bottis ma di tutta la nostra città, in quanto la comunicazione deve necessariamente rivelarsi per loro qualcosa di determinante, di importante, quella comunicazione che noi chiamiamo seria, onesta, corretta, che sia frutto di un giornalismo innanzitutto professionale, fatto da chi effettivamente, per così dire, è del mestiere, non da chi si improvvisa sui social, con tutto il rispetto per i social. Questo vogliamo lasciare ai nostri ragazzi, questo messaggio importante della comunicazione vista come un mezzo per crescere, per acquisire cultura, per trasmettere cultura. Così ad aprire i lavori i saluti istituzionali del sindaco Luigi Mennella, del vice sindaco ed ex alunno Michele Polese e della vicepresidente del Consiglio regionale della Campania ed ex alunna Loredana Raia. Credo che ognuno di noi ha un po' dentro questa voglia di essere giornalista perché i ragazzi in questo momento, diciamo, guardano avanti nel futuro, guardano alle professioni e questo potrebbe essere un motivo di lancio per aumentare, diciamo, incrementare l'ordine dei giornalisti. Noi siamo sempre vicini ai momenti culturali, ci piace essere presenti e soprattutto favorire, stimolare e cercare di supportare i nostri ragazzi verso una professione che sicuramente è tra le più affascinanti che esistono, anche se è molto molto difficile. Io sono rimasto molto colpito dalla storia di questo giovane collega che ho avuto modo di conoscere e che conosceva meglio di me Riccardo. Questo collega si chiamava Pietro Bellantoni. Era un ragazzo meraviglioso, bellissimo, ma anche fisicamente, poteva fare l'attore, dicevamo. Pietro era orgogliosissimo, a 42 anni, era stato assunto vincendo il concorso in RAI e a febbraio era stato assunto e purtroppo in pochissimi mesi si era fatto già apprezzare per quello che già sapevamo, perché era un ragazzo che veniva da un'esperienza sul territorio calabrese. Insomma, per farla breve, a un certo punto io e Riccardo, come tutti gli altri, non l'abbiamo visto più. E purtroppo Pietro ci ha lasciato da qualche mese, è stato un dolore immenso, un male fulminante, qua se l'è portato via. Ho trovato meravigliosa l'idea vostra, degli organizzatori, di questo bellissimo premio, di dedicare una targa a Pietro Bellantoni. Eccola. Grazie. L'Associazione degli ex alunni del liceo De Bottis, di Torre del Greco, ha
assegna onorata il premio giornalistico Enzo Aprea, seconda edizione, al merito del dottor Pietro Bellantoni, giornalista brillante, professionista emergente dal TGR Rai Calabria, per le doti umane e professionali mostrate nell'esercizio etico e deontologico del proprio lavoro a favore di un'attenta e corretta informazione giornalistica, sottratto repentinamente alla vita e agli affetti più intimi. Torre del Greco, 18 dicembre. Yeah,